5 Enjoy Your Freedom, hamburgeria, lounge bar in Piazza della Libertà ad Ostuni. Todo Modo, Multisolution Travel e Hotel La Terra ad Ostuni. Istituto di Vigilanza, Securitas Puglia, ANSA Service, Sport, Antinfortunistica, Grafica e Pubblicità. Liberati dall'affitto, scegli 30-40 imprese, costruiamo la tua solida realtà. XXL Music Pub, Ipersimpli, l'ipermercato più vicino a te. Impresa Schiavone Maurizio, Movimento Terra, scavi, demolizioni, trasporto merci, Mozzarella & Co. e caseificio Bianca Ostuni. Il fatto che l'opposizione abbia abbandonato l'aula è da ricercarsi in un atteggiamento solamente strumentale. Che cosa è successo? Io questo lo voglio spiegare a chi poi ascolta le notizie e deve ascoltare tutte le campane. È successo che prima di fare un consiglio comunale c'è una riunione di capigruppo. In questa riunione di capigruppo si erano dati la parola che, pur diciamo essendo con un giorno di ritardo ai 20 giorni per il Consiglio Comunale monotematico della RSSA Pinto, che doveva tenersi entro lunedì 13, e con un giorno diciamo di anticipo sui 5 giorni che è l'articolo 25 del regolamento comunale prevede per la trattazione di alcuni argomenti, si era deciso in sede di riunione di capigruppo di, tenendo anche in debito conto la richiesta fatta da spesso dai capigruppo dell'opposizione di tenere i consigli comunali nel pomeriggio e non durante la mattinata come avviene in quasi la maggior parte dei comuni d'Italia, specialmente quando ci sono tanti argomenti come i 15 che c'erano all'ordine del giorno oggi. Quindi c'era questo accordo di fissare il Consiglio Comunale a oggi pomeriggio alle 15, data anche, come ho detto prima, la mole degli argomenti. C'è stata una prima richiesta di anticipare il punto relativo alla situazione, alla grave situazione della RSSA Pinto Ceresino, dopo i primi 4-5 argomenti che avevamo già discusso e approvato. Qualcun altro invece ha portato avanti la tesi che i regolamenti, che importantissimi per la pubblica amministrazione di Ostuni, che avevamo portato in questo ordine del giorno, non erano stati sufficientemente trattati in sede delle commissioni consiliari, per cui c'erano state una serie di richieste poi da me sintetizzate, e io avevo proposto alla mia maggioranza di votare diciamo in modo favorevole rispetto a queste richieste, di arrivare fino al punto 9, di togliere i regolamenti e quindi di riportarli in commissione, anche se così come ho ribadito in Consiglio Comunale molti di questi argomenti erano stati già trattati e ritrattati in commissione, e i più importanti avevano anche la paternità dell'ex assessore Nicolangelo Zurlo, vice sindaco e assessore all'urbanistica, per cui immaginavamo che rispetto a questa mia proposta, che accoglieva le richieste dell'opposizione, avremmo votato unanimemente per fermarci al nono punto, che era quello del distretto urbano del commercio, che vorrei ricordare è una cosa importantissima, che ha una scadenza a fine mese, il 29 di novembre bisogna presentare questo piano. Invece, con mia somma sorpresa, dopo la mia proposta, comunque tutta l'opposizione, Partito Socialista, PD, MDP e via discorrendo, ha deciso comunque di abbandonare l'aula. Il che, strumentalmente, perché se uno immagina di portare un consiglio comunale monotematico sulla RSSA Pinto, poi di immaginare di anticiparne la trattazione e poi invece si alza e va via, questo significa
che non gli interessano le problematiche né amministrative né politiche, ma gli interessa solo un ipotetico ricorso al TAR che noi vedremo se verrà fatto e quale esito avrà, per invalidare l'intero Consiglio Comunale. Invalidare l'intero Consiglio Comunale significa anche affossare degli argomenti tipo il diritto allo studio che sono di interesse collettivo. Facessero quello che ritengono più opportuno e giuridicamente diciamo valido per loro. Io continuo serenamente e diciamo con tutte le mie forze a portare avanti questa amministrazione in modo trasparente. Dobbiamo oramai immaginare di fidarci sempre meno di chi vuole strumentalmente approfittare di qualsiasi pseudo accordo per poi non mantenere la parola. Ne prendiamo atto e da ora in avanti non ci saranno interlocuzioni se non messe nero su bianco, visto e considerata che la parola, che io ritengo sempre un fatto fondamentale per un galantuomo, non è più valida, ma ci vogliono gli iscritti. Quindi da ora in avanti qualsiasi riunione venga fatta anche dei capigruppo va redatto un verbale, così immaginiamo che quello che viene detto e poi rimangiato a distanza di una settimana rimanga scritto su dei registri. Detto questo, io auguro all'opposizione di essere più costruttiva nel futuro, perché il bene di Ostuni passa anche attraverso una opposizione costruttiva. È vero che sono, penso, più che altro loro orientati alle prossime politiche e a quello che può essere l'accordo, ma a me delle prossime politiche interessa relativamente, a me interessa portare avanti i progetti e il bene della mia città, per la quale io mi sto spendendo con tutte le mie forze e con tutti i problemi che quotidianamente devo affrontare e cercare di risolvere. Questo è tutto.